Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questa volta facciamo una cosa molto particolare e che non ho mai fatto qui su YouTube, ovvero vado ad aprire il mio primo calendario della Funko, in particolare quello di Harry Potter. Ve lo faccio vedere perché è qualcosa di meraviglioso. Questo qui è l'edizione 2019. L'altro anno non l'avevo preso perché non mi convinceva, perché avevo già troppi pop e cose a cui pensare, quindi ho detto vabbè, rimando l'anno prossimo. Ed eccolo qui. E per gentile concessione di un sito che trovate qua sotto linkato con annesso codice sconto, perché vi spiego. Questi calendari teoricamente sono terminati, ma appunto su questo sito We Are Nerd lo preordinano nel giro di un massimo di 2 settimane, mi hanno detto. E con il mio codice l'avete anche scontato. E io mi sono fatta tutti i calcoli perché da solo costa 69,99. Con il mio codice del 15% vi tolgono 10,50 euro, quindi pagate in tutto 66,44 con la spedizione però. Quindi occhio, fatevi furbi se lo volete perché questo finisce subito e poi appunto trovate tutto qua sotto. Adesso lo andiamo a aprire. Sono 24 caselle, certo non vivrò l'ebbrezza del Natale aprendo casellina per casellina, ma ce ne faremo una ragione perché sono sicura che questo video vi piacerà, soprattutto amanti Funko e Funko Pop. Allora andiamo a sfilare questa parte qui, e qui abbiamo, come vedete, le porticine che ci aprono al magico mondo. Tra l'altro, me stavo per scordare, mi hanno regalato anche questa maglia, sempre tema Harry Potter, che non so come far vedere perché qua appena mi muovo si sposta tutto questo sfondo mezzo croccato. Trovate anche quella sul sito, già disponibile, però non la potete scontare perché è già scontata. Detto ciò, adesso dedichiamoci completamente a questa bellezza. Avrei voluto fare tipo una doppia inquadratura per farvi vedere mentre apro la casellina, ma non ho idea di come fare. Sapete che sono un poco tecnologica. Cercherò di farvela vedere anche così, tipo mentre estraggo le cose. E quindi apriamo subito la prima casellina. Come vedete, qui rientra il tassello e voi andate ad aprire. Tiriamo fuori il primo, che logicamente, come poteva non essere, Harry in prima persona. Non ho visto tanti unboxing di questo calendario, quindi non so effettivamente cosa c'è fino alla fine. Ho visto soltanto alcune prime caselline. Come vedete, qui troviamo il Pocket Pop. È un Harry al ballo del ceppo. Al ballo del ceppo. Tra l'altro, mio film preferito di tutti gli Harry Potter, Il Calice di Fuoco, quindi guardate che meraviglia. Ah! Cioè, per essere così piccolo è stupendo, eh? È piccolo piccolo, ragazzi. Io ho la mano lunga, però guardate qui. Casellina numero 2. Chi è? Ah! Uno dei miei personaggi preferiti, Ginny, sempre versione ballo del ceppo. Mi dispiace che questa la faccia macchiata, vedete? Però sono davvero minuscole, quindi magari può capitare. Guardate i capelli, che meraviglia. Tra l'altro si tengono anche bene in piedi, dopo vi faccio vedere tutti disposti. Casellina 3. Non mi ricordo assolutamente chi ci fosse, quindi è come se fosse proprio una scoperta. E qui abbiamo Fleur Delacour dall'Accademia delle Ragazze, che non mi ricordo come si chiama, Pompadour, una cosa del genere. Perdonate, io con i nomi così. Eccola qui, tra l'altro è uscito anche il pop, anzi sono usciti i pop in versione regular. Guardate che belli dettagli, io vado pazza per i dettagli dei pop, molto molto cute anche lei. Dopodiché casellina 4, oh, andiamo ad aprire. Ragazzi, Victor Krum, Accademia maschile, tra l'altro anche una pellicolina diversa, non so perché. Allora, di questo è il pop grande, quindi adesso vi faccio vedere, ma è praticamente identico. Cioè, è identico, identico. Capite i dettagli quanto sono piccoli? Questo è il pop grande e questo è il suo pop in miniatura. Ora abbiamo il numero 5 e iniziamo con i prof. Questa qui è Minerva McGranit. Mi manca un pop effettivamente regular di lei e mi sa proprio che prenderò la sua versione, appunto ballo del ceppo, perché è stupenda. Questo verde è qualcosa di incredibile, guardate che bella. Cioè, questo è davvero un sacco dettagliato. Guardate il cappello, guardate il vestito. No, questa è assurda, ragazzi. Ma anche la faccia, cioè, sono pitturate bene. Non me l'aspettavo, cioè, poi sono carine carine. Mi manca solo che adesso inizio a collezionare anche loro. Casellina number 6.
Professor Piton, anche lui nella sua versione elegantina, con il capello solito alla Renato Zero. Lui ha un vestito un po' più semplice, però come vedete fa la sua porca figura. Dovrei comprare l'espositore color rotante, così fa tutto lui e io non devo star con le mani davanti così. Ci lavoreremo più avanti. Dopodiché, casellina numero 7. Che tiriamo fuori, non mi ricordo come si chiama, cioè dovete proprio perdonarmi, ma vi ripeto che ho un problema con i nomi. Comunque è il preside dell'accademia appunto maschile, eccolo qui. Sì, non mi è mai stato particolarmente simpatico come personaggio, ma guardate i dettagli degli anelli sulle mani. Ecco, lui non si tiene neanche in piedi perché c'ha il capoccione apparentemente con i piedini piccoli. Casellina 8. Iniziamo con altri fratelli Weasley. Penso questo qui sia o Fred o George, non mi ricordo la differenza. O meglio, ho visto già da altri unboxing che la differenza sta prettamente nel capello, perché poi li hanno praticamente fatti uguali. Quindi forse questo è Fred e l'altro è George. Ma chi può dirlo? Quindi presumo che aprendo la 9 ci sarà George. Noi chiamiamolo George. Esatto, e adesso vi faccio vedere proprio che cambia solo il capello, ma tipo di poco. Uno ha la riga in mezzo e uno le ha un po' di lato, che noi chiameremo George. E questo qui è Fred. Cambia veramente poco, 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 anche per quanto riguarda il retro. Sono curiosa perché da questo punto in poi mi sa che io non avevo più visto unboxing, quindi non so proprio che aspettarmi. Andiamo con la casellina number 10. Lei è la ragazza, se non sbaglio, che ha portato Harry al ballo del ceppo, che l'altra ragazza era già occupata. Guardate gli orecchini, ma anche il bindi, il vestito, anche qui i capelli. Lei è super dettagliata, bella bella. E ripeto, non mi ricordo come si chiama perché poi anche lei aveva una gemella che forse troveremo. Boh. Casellina 11, eccola. Niente, neanche a farlo apposta. L'abbiamo trovata, lei ha il vestito rosa. Adesso andremo a fare la differenza anche con l'altra, ma mi sembra che in realtà cambi soltanto il colore del vestito, perché gli orecchini mi sembrano gli stessi. Anche la pettinatura, vediamo. Sì, pettinatura uguale. Faccia e vestito uguale, cambia soltanto il colore e gli orecchini. Ottimo, direi che siamo a cavallo. Casellina 12. Eccola. Allora, questa qui è Cho Chang, che è la ragazza che in teoria voleva portare Harry al ballo, che prima vi ho detto occupata. Stupenda, molto alla Mulan. Guardatela, ha questo vestito con dei dettagli piccoli piccoli piccoli, un effetto, vedete, satinato. Il capello è abbastanza semplice, con la farfalla, molto carina. Cioè, qui mi fa impazzire il dettaglio del vestito perché è minuscolo, ha tipo un fiore di ciliegio ricamato. Passiamo adesso al numero 13. Ragazzi, lei a primo occhio mi piace, ho anche comprato la sua versione bollinata di quest'anno, quindi il pop regular, che poi in realtà è la versione un po' più grande, è praticamente uguale. L'unica cosa che mi disturba un sacco sono le unghie, che come vedete dipinte male perché sbordano fuori dal vestito, mentre l'altra mano invece, diciamo, ne ha un po' di carenza. Però a parte questo è molto molto carina. Guardate i dettagli proprio scolpiti sul vestito. E tra l'altro vi voglio far vedere che è anche più grande rispetto agli altri pop, e anche rispetto, magari vi prendo un uomo adulto a un uomo adulto, quindi hanno rispettato questa sua caratteristica. Casellina 14. Qui non so proprio chi ci possa essere. Qui abbiamo Filch con Mr. Norris. Oh mio Dio, ragazzi, c'è una Mr. Norris in miniatura, è così piccola. Anche di questo è uscito il pop regular bollinato, che ho già preso. Non me lo sarei mai aspettato di dire, ma è stupendo. Ragazzi, è stupendo. Guardate il dettaglio del capello, che è scolpito. Abbiamo una piccola Mr. Norris in braccio col suo occhio rosso, cioè è proprio bello bello. Casellina numero 15. Questa non riesco ad aprirla senza guardare. Finalmente abbiamo trovato il nostro ginger preferito, ovvero Ron. Guardate che carino il vestito. Non ho mai preso il pop regular di questo, ma è stupendo. Numero 16. Un altro dei miei personaggi preferiti, ragazzi, io lo amo. Proprio me, tipo me. Malocchio Moody. Eccolo qui, tra l'altro una versione molto carina con la bacchettina in mano. Questo è colorato e dipinto benissimo, cioè è perfetto.
Il dettaglio dell'occhio, tra l'altro, è in rilievo, cioè tipo in 3D. Guardate che bello. Cioè, quest'occhio vale tutto. Numero 17 abbiamo il nostro amato Silente. Devo ancora trovare qualcuno a cui non piace Silente. Questa qui è una versione stupenda, è stupenda. Cioè, il lilla è il suo colore, ragazzi. Con le mani incrociate dietro. Guardate il cappello con la nappina, gli occhiali, il dettaglio della barba e del vestito che sono scolpiti. Casellina 18 abbiamo Cedric Diggory, povera anima, che tra l'altro gli hanno fatto male anche la mano. Non vi dico cosa sembra, ma giudicate voi. Così, vi dico che il capello forse è la parte più bella, ha queste sopracciglia molto definite. Non mi ha mai fatto impazzire neanche nel film, nonostante povera Stella, vi ripeto, faccia la fine che fa. E soprattutto si è interpretata da Robert Pattinson. Casellina 19, non c'è la casellina 19, ragazzi, questo è stato un fail, vorrei averlo ripreso in camera perché purtroppo non c'è la casellina 19. Staremo a vedere, dopo risolveremo questo enigma del numero 19. Numero 20, meno male che non era questo a mancare, Draco Malfoy. Non ho più capelli platino purtroppo, quindi non sono più proprio famiglia Malfoy, ma lo sono nell'animo. Quindi eccolo qua. Anche lui mi sa che la mano gli è andata male. Ah, mi sa che ha lo stesso corpo. Sì, esatto, ha lo stesso corpo del Cedric. Guardate, stesso stesso, solo che uno ha disegnato il papillon e uno no. Queste chicche. Numero 21 e siamo quasi giunti alla fine. Abbiamo Hagrid. Oh, che cucciolone. Allora, lui pieno dei capelli, con la sua cravattina a pois arancione, bellissimo il vestito di lui, la barba tutta ricetta, guardate anche dietro, tutto il dettaglio del vestito, del completo, guardate che carini. Numero 22, abbiamo un altro Ron, questa qui è la versione senza giacca, poi faccio vedere la versione invece con, che è quella che abbiamo trovato prima, almeno qui cambia anche la posa, insomma. Casellina 23, chi mi dovrei aspettare come penultimo personaggio? Ah, eccola Hermione, tra l'altro è una posa stupenda, ragazzi. Mai vista questa posa in un pop. Proprio una posa da ballo col vestito in movimento. Guardate come rende l'idea. Stupenda. No, ma i capelli sono qualcosa di incredibile. Nonostante Hermione non sia tra i miei personaggi preferiti, però questa merita. Cioè, tantissimo proprio. Bella bella, ragazzi. E ultimo, ma non per importanza, anzi, Neville Pachak. Oh mio Dio, non mi aspettavo di trovarlo per ultimo. Anche lui ha lo stesso vestito di Draco e di Cedric, ve lo faccio vedere. Questo qui è Neville Pachak, questo qui è Cedric. Praticamente hanno usato per tre personaggi lo stesso corpicino. Comunque in ogni caso Neville vince sempre, ragazzi, non c'è niente da fare. Detto ciò, adesso proviamo a smontare questo calendario, nonostante mi faccia molta tristezza perché lo vorrei tenere così, ma non saprei proprio dove tenerlo. Però a me non sembra che dentro ci sia qualcosa, quindi mi sa che se lo so proprio scordato e basta. E io dovrò andare a recuperarmi i video per vedere che cosa c'era. Anzi, ora lo vedo con voi perché sarete curiosi anche voi, immagino. Andiamo ad aprire proprio il video di Marta, che è appunto la ragazza che ha il negozio insieme al fidanzato che mi ha spedito questo pacco. Anche lei ha fatto il video unboxing del calendario. Sta andando ad aprire il 19, ragazzi. Vediamo un po'. Oh, oh. Neville. Ma perché io ho trovato Neville nella casella 24 e lei nella 19? Ok, mi hanno cambiato, mi hanno messo Neville nella 24 invece della 19. C'è qualcosa che non quadra. Lei nella 20 poi ha trovato Draco, ha trovato Hagrid, poi ha trovato Ron senza giacca, Hermione e vediamo nell'ultimo. Mi manca soltanto Harry versione senza giacca. Questo qui è quello che doveva stare nella casella 24 e che mi hanno scambiato e non hanno messo e non so che fine abbia fatto. Quindi ragazzi, è andata così. Ogni volta, tanto Ilaria, quando fa qualcosa ci deve essere un mezzo sale. Comunque, noi abbiamo per tutte le caselle. Io ho anche distrutto nel mentre per cercare il pop, ma non c'è nulla. Quindi spero questo video diverso vi sia piaciuto. Io vi ricordo che trovate il link per prenderlo qua sotto, per ordinarlo, perché questo svanisce così. Anche solo per regalarlo, per aprirlo da dicembre, insomma. Vedete voi. E poi voglio sapere qua sotto nei commenti. Vi faccio vedere, prima di lasciarvi, perché mi stavo per scordare, tutte le minis qua davanti. Eccoci sulla mia scrivania. Qui abbiamo il nostro Harry che parte. Poi abbiamo Ginny, la signorina della Q,
Victor Krum, professoressa Megranit, Piton, qui abbiamo il preside dell'Accademia Maschile, non mi ricordo come si chiama, mi dispiace, Fred, George, o era George Fred, vabbè avete capito, le gemelle, Cho, e insomma, tutti gli altri personaggi. Direi che tra la mia top abbiamo la Megranit, Malocchio e assolutamente Hermione, non mi sarei mai aspettate di fare questa classifica. Detto ciò, se il video vi è piaciuto aspetto di vedere i vostri like, di leggere i vostri commenti, iscrivetevi se ancora non lo siete, vi mando un bacio immenso e ci vediamo presto. Ciao!